continua questa nostra novena dello Spirito Santo con Maria invocando il dono dello Spirito. E allora entriamo in preghiera anche questa sera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che ho già commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni e, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. Quinto giorno della nostra novena di Pentecoste. In questa giornata, anzitutto, vogliamo ricordarci quegli attributi, quelle caratteristiche dello Spirito Santo che ci siamo detti in queste sere. Ve le ricordate? Lo Spirito è un respiro, lo Spirito è un vento forte, lo Spirito è fuoco, lo Spirito crea unità e stasera, lo abbiamo sentito poco fa nella parola di Dio, lo Spirito Santo come una colomba scende e si posa su Gesù. La colomba è un simbolo della pace, la colomba è il simbolo della tenerezza, della purezza. Pensate quante cose potremmo fermarci a lungo a commentare queste parole, la pace, la tenerezza, la purezza. Ci fermiamo solo su una piccola caratteristica. La colomba nella Bibbia è anche colei che riporta a Noè quel ramoscello d'olivo sull'arca che dice che il diluvio è finito. E allora diventa segno di speranza, di una vita nuova, di un'alleanza nuova che Dio fa con il suo popolo. Ecco, stasera vogliamo dire: vieni Spirito Santo e aiutaci a vivere la pace, a vivere la tenerezza nelle nostre famiglie, a vivere la purezza davvero in tutti i suoi aspetti. Aiutaci a vivere quell'alleanza con il Signore che ogni volta ci dà una possibilità e rinnova la sua presenza. Spirito Santo amore, dona a noi la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timore di Dio per Cristo nostro Signore. Amen. Prego per tutta la mia famiglia che possa essere molto felice anche in questi momenti bui. Una preghiera per tutte le coppie di fidanzati perché questo momento di attesa possa accompagnarli per gustare ancora meglio il grande giorno del matrimonio, il sacramento con il quale iniziano una nuova vita insieme al Signore. Preghiamo. Questa sera voglio pregare per le mie maestre, per il loro impegno e perché ci sono state vicine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Continuate a mandarci al telefono dell'oratorio le vostre intenzioni di preghiera. C'è ancora qualche giorno perché le intenzioni di tutti possano diventare davvero una condivisione e un motivo di preghiera. E a tutti l'augurio di una buona notte.